Ragazzi, 93esimo quasi che sta per scoccare. È la prima volta in vita mia, in quasi 34 anni che guardo l'Inter, la prima volta in vita mia che vedo l'Inter giocare e attaccare per 93 minuti. Non c'è stato un minuto in cui l'Inter non ha giocato, ha gestito, ha temporeggiato. 93 minuti che l'Inter ha attaccato. Ci sono state partite dove abbiamo giocato meglio, ci sono state partite dove abbiamo fatto cose più spettacolari, ma la prima volta in vita mia che vedo l'Inter che attacca, gioca bene, domina per 93 minuti. Ripeto, è la prima volta in vita mia. Se voi vi ricordate una partita così dominante, così in controllo per 93 minuti, scrivetemelo qui sotto, ma io non ho mai visto una cosa del genere. Poi lo Spezia è ben poca cosa. Io ve l'avevo detto, lo Spezia ha anche giocato una partita il giorno dopo di noi rispetto alla partita che abbiamo vinto col Venezia, avevano un giorno in meno di riposo, tutte le attenuanti del caso, ma non si tratta di freschezza fisica, si tratta di meccanismi, si tratta di sinergie, si tratta di attitudine. Io lo ripeto e lo ribadisco, non ho visto mai l'Inter in tutta la mia vita. Anche nell'Inter di Cambiasso, nell'Inter di Ibrahimovic, niente di Ronaldo, attaccare per 93 minuti un Inter che oggi si è dimostrato un rullo compressore. Adesso, stasera, intanto tutti su Non ho cugini. Il canale, ragazzi, si chiama così: Non ho cugini. Su YouTube ci sono io, ci sarà Diego Ligorio, ci sarà come sempre Sergio il Bauscia. E è già testa la Roma. La Roma, l'unica nota negativa, che quel bidone di Abraham si è fatto squalificare, perché l'avrei voluto un giocatore, un attaccante sopravvalutato come lui, come avversario. Però, ragazzi, se l'Inter gioca così, puntini, puntini, puntini. Scrivetemi qui sotto, se l'Inter gioca così e voi concludete la frase, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se vi piacciono le magliette replica, avete il link in descrizione col codice sconto MB. Ci vediamo alle 10 su Non ho cugini. Non ho nient'altro che da aggiungere. Anche i pluripanchinari sono stati spettacolari. Gagliardini ha sbloccato la partita, una partita nella quale lo Spezia aveva messo non solo il pullman, ma anche l'aeroplano, il pulmino, il 9 posti, il minivan davanti alla porta. Quindi gol finalmente pesante di Gagliardini. Ma poi tutto il resto c'è stato un rullo compressore. Abbiamo rivisto Sensi giocare per quasi mezz'ora. Abbiamo fatto riposare, si è lodato finalmente Nicolò Barella. Oggi Mandanovic miracoloso a fine primo tempo. Per il resto, un rullo compressore. L'Inter è una schiacciasassi. È forte come quella dell'anno scorso? Forse no. È più costante nei 90 minuti? Assolutamente sì. 93 minuti non di applausi, come diceva il ragioniere Ugo Fantozzi, ma di dominanza, di predominanza, di una schiacciasassi inarrestabile. Ciao ragazzi, a stasera su Non ho cugini, iscrivetevi.